Luigi Mangiagalli è stato un grande professionista, un grande uomo. Partendo dalle sue origini professionali, lui ha iniziato a Milano nel comparto di ostetricia e ginecologia come assistente volontario nel 1874. Allora la ginecologia non esisteva praticamente. Il tumore del collo dell'utero, per esempio, veniva curato con la cauterizzazione diretta del male, immaginate con quali conseguenze in termini di dolore e di effetti collaterali di morte. Per questo Mangiagalli ha immediatamente capito che occorreva trovare soluzioni innovative e siccome c'erano delle aree geografiche vicine in Europa più evolute, lui ha destinato una sua estate, esattamente quella del 1879, per un viaggio di studio in Svizzera, Germania e Austria. E per riportarvi qual era lo spirito di questo giovane medico, che a me ha stupito per la sua maturità, vi leggo quello che lui ha scritto in una lettera al suo maestro Domenico Chiara per dire qual era il suo scopo. Osserverò diligentemente e minutamente, procurando di portare nei miei giudizi uno spirito calmo, sereno, spassionato, onde tenermi ugualmente lontano e dall'esagerata lode delle cose straniere e dalla soverchia severità per le cose nostrane, divulgando all'estero quanto si fa in Italia e contribuendo a far conoscere agli italiani quanto si pratica quivi, fedele al principio che la scienza non riconosce frontiere. Questo è stato uno dei principi informatori della vita professionale di Mangiagalli, che ha sempre trattato alla pari con l'estero, sfruttando il fatto di conoscere perfettamente il tedesco e il francese. Mangiagalli è stato anche un innovatore in termini concettuali della medicina. È sua la prima pubblicazione sulle sepsi puerperali che puntavano direttamente sulla origine batterica della malattia. Allora vi ricordo che dei batteri si discuteva ancora l'esistenza e vi ricordo ancora che, per esempio, il chirurgo operava a mani nude e quindi non c'erano principi sostanzialmente utili di antisepsi. Carriera universitaria è stata bruciante, nel senso che a soli 32 anni arriva a Sassari e a Sassari cosa trova? Il rettore gli dice: "Purtroppo, caro professore, non ho neanche un letto per lei." E aveva come sua dote un forcepe rotto e un bacino femminile scheggiato. Ma nonostante questo, negli anni, 2 anni successivi, lui ha pubblicato interessantissimi studi sulla infezione luetica in gravidanza, che allora era uno dei problemi seri per la gestante, e l'altro era sulla malaria che infestava allora la Sardegna. Dopo Sassari, Catania. Dopo Catania aspettava di andare a Padova, ma è stato preferito da così dice lui, raccomandato dell'epoca, e quindi lui, pur di non accettare questo affronto, lascia l'università e preferisce ritornare a Milano, dove diventa primario dell'ospedale maggiore. La sua fama però cresce e pochi anni dopo, nel 1895, l'Università di Pavia lo chiama come direttore di cattedra. Faccio notare che allora Mangiagalli aveva già alle sue spalle 650 laparotomie, che per quell'epoca era una cifra enorme. Ricordo anche che era talmente brillante come didatta che dalle sedi vicine venivano gli studenti a sentire le sue lezioni. Nel 1902 muore Porro e Milano rimane priva della direzione di Porro alla scuola per ostetricia e
Mangiagalli preferisce lasciare Pavia ancora, quindi l'università, per andare in un luogo di assoluta eccellenza. Era la miglior sede allora per pratica ostetrica che ci fosse in Italia. Naturalmente non sta fermo, perché nel giro di pochi anni, nel 1904, fonda gli istituti clinici di perfezionamento, la base per l'Università di Milano, che verrà realizzata pochi anni dopo. E nel 1906 fa ricostruire, ottiene la ricostruzione della Mangiagalli, come praticamente adesso, con poche varianti, e per dare un'idea ancora del suo spirito internazionale, ne fa una dettagliata descrizione all'Expo di allora, che era l'Expo, il Simplon International Exposition, che si teneva a Milano. I suoi impegni, incredibile la quota di impegni che ha, a cui ha assolto durante la vita. È stato eletto deputato nel 1902, è stato nominato senatore nel 1903, sindaco di Milano nel 22 e rettore dell'università nel 23. Grande chirurgo, a fine carriera lui aveva sommato 1600 laparomiomectomie e 586 interventi laparotomici per cancro, con una mortalità che fa paura, ma per allora era incredibile, perché era per via vaginale il 13% e per via addominale il 17%. Era un mito, è diventato un mito. Per dare un'idea, vi dico l'ultima frase con cui ha concluso il congresso di Modena della Società Italiana di Ostetricia e Ginecologia, di cui era presidente nel 1926. Nella cura del cancro dell'utero, la terapia fisica rappresentata da raggi X e da radio è destinata, nel mio convincimento, a sostituire la terapia chirurgica. Pensate, nel 1926, cosa che si è puntualmente realizzato nei decenni successivi. Per dare idea della sua umanità, mi piace ricordare il suo intervento estemporaneo, quando nel novembre del 25 la facoltà medica si era radunata per festeggiare il suo ritiro dall'insegnamento. E in quell'occasione Mangiagalli non dimentica le sue esperienze di giovane medico e dice: ero povero, ero venuto a Milano con una di quelle sacche di lana a fiorami che usavano allora, ripiena di poca biancheria. 100 lire al mese dovevano bastarmi per vitto e alloggio. Era davvero un mito.